Ciao a tutti amici di Golf Art, sono qui al Golf Club Marco Polo di Vittorio Veneto e sto aspettando Andrea Franceschin che ci parlerà di allenamento e di motore. Sapete che cos'è? Lo scoprirete fra breve. Yeah. Ciao Andrea, ben arrivato su Golf Art. Ciao Mauro. Amici di Golf Art, finalmente è arrivato Andrea, mi ci vorrebbe una sola puntata dedicata al suo curriculum. Andrea, dici un po' di te ai nostri amici di Golf Art. Qual è il tuo percorso professionale e come sei arrivato all'allenamento ideomotorio? Il mio percorso professionale parte in buona sostanza dal mondo del fitness, nel senso che all'età di 18 anni mi sono molto appassionato della prestazione fisica, per cui ho iniziato appunto a lavorare come personal trainer in palestra e ho continuato a fare il personal trainer anche durante il percorso di studi universitari. Ho studiato psicologia clinica ad orientamento psicobiologico e successivamente mi sono specializzato in psicoterapia psicoanalitica e psicologia dello sport. Mi sono sempre interrogato sugli aspetti mentali degli atleti, perché alcuni atleti riuscivano a raggiungere determinati risultati, altri invece durante magari la loro carriera agonistica si demotivavano. Quindi ho cercato anche di comprendere i meccanismi mentali che erano alla base comunque della prestazione. Ho avuto la fortuna di lavorare anche con dei club prestigiosi, fra cui anche l'Udinese Calcio, l'ICATME, che è una struttura per sportivi di Barcellona, ho collaborato con il professor Villarubias, per cui ho avuto, diciamo così, la possibilità di incontrare degli atleti, diciamo, professionisti, quindi di altissimo livello. E successivamente, conoscendo sempre di più in qualche modo le reazioni degli atleti stessi, ho cercato di perfezionare con loro l'allenamento ideomotorio, che è un aspetto molto rilevante appunto dell'allenamento mentale. Grazie a te Andrea sono riuscito a sperimentare l'allenamento ideomotorio e mi ricordo che mi ha dato una grande consapevolezza. Puoi spiegare agli amici di Golf Art come nasce e che cos'è esattamente l'allenamento ideomotorio? Sicuramente bisogna iniziare dalle origini in qualche modo dell'allenamento ideomotorio. L'allenamento ideomotorio si basa sostanzialmente sulla scoperta di neuroni specchio. La scoperta dei neuroni specchio è stata molto molto rilevante per le neuroscienze, possiamo paragonarla alla scoperta del DNA per la biologia. Praticamente che cosa hanno visto? In un laboratorio di neurofisiologia dell'Università di Parma, diretto da Giacomo Rizzolatti, hanno scoperto che nelle scimmie, in una sperimentazione con le scimmie, c'era un'attività cerebrale sia quando le scimmie afferravano una nocciolina sia quando osservavano lo sperimentatore afferrare la stessa nocciolina. Questo significa che comunque per ogni azione c'è un'attività cerebrale di un certo tipo, cioè ci sono dei circuiti cerebrali che vengono messi in moto dal momento in cui si fa un determinato tipo di movimento. Quindi l'allenamento ideomotorio nasce dal presupposto scientifico fondamentale che quando noi eseguiamo un movimento si attivano determinati circuiti cerebrali. La stessa cosa accade quando pensiamo di fare un determinato movimento. Per cui si aggiunge in qualche modo l'allenamento ideomotorio all'allenamento pratico, quello sul campo. Questo permette comunque di perfezionare ancora di più la tecnica. A questo punto i più curiosi che ti stanno guardando si stanno domandando ma esattamente come si svolge una sessione di allenamento ideomotorio. Puoi darci una spiegazione di come effettivamente funziona questo tipo di allenamento innovativo? L'allenamento ideomotorio nella sostanza è molto semplice. L'atleta deve inviarmi un video, un filmato di un gesto tecnico che vuole perfezionare. Dopodiché insieme all'atleta stesso suddividiamo in sequenze motorie semplici ogni movimento del gesto tecnico stesso. Durante la sessione di allenamento ideomotorio l'atleta dovrà verbalizzare ogni singolo movimento tecnico cercando di rispettare la tempistica del video che mi ha inviato. Questo permette comunque di rappresentare mentalmente il movimento e quindi di sollecitare maggiormente quel circuito cerebrale che viene messo in moto quando un atleta esegue un movimento tecnico sul campo. Andrea, mi ricordo benissimo il grado di consapevolezza che questo tipo di allenamento mi ha dato. È riuscito a scovare
quali erano le debolezze del mio gesto atletico e ho capito anche come superarle, ma soprattutto mi ha fatto capire come poterle superare in condizioni di stress, quali poteva essere tipicamente una gara oppure condizioni del campo, tipo oggi, particolarmente difficili, c'è un po' di fango per terra. Ci puoi spiegare com'è possibile che l'allenamento idiomotorio riesca ad essere così efficace e soprattutto ad agire così in profondità nell'atleta? Lo stress purtroppo è una brutta bestia per gli atleti, però potrebbe essere anche una risorsa. E diciamo che il concetto di stress si potrebbe legare anche al concetto di arousal, che è un concetto diciamo molto conosciuto nell'ambiente sportivo. Che cosa significa arousal? Significa attivazione. Cioè nei momenti particolarmente stressanti c'è un'attivazione generale dell'organismo, quindi aumento del battito cardiaco, frequenza respiratoria, conduttanza cutanea. Quando questi parametri sono molto alti, la prestazione in genere è una prestazione molto scadente. Allo stesso modo, quando questi parametri sono troppo bassi, non c'è un sufficiente livello di attivazione per poter avere una prestazione ottimale. L'allenamento idiomotorio aiuta l'atleta a ottenere un livello di attivazione ottimale grazie alla automatizzazione dei movimenti, quindi a una maggiore consapevolezza di tutte le sequenze motorie che costruiscono il gesto tecnico. Vi faccio un esempio molto concreto. Ma quando abbiamo imparato a guidare l'automobile, dovevamo pensare ai diversi movimenti: accelerare, schiacciare la frizione, cambiare marcia. Nel tempo tutti questi movimenti si sono automatizzati. L'allenamento idiomotorio permette questo, cioè permette in qualche modo di tracciare diciamo un solco maggiore in quei circuiti motori che caratterizzano il gesto tecnico stesso, per cui l'atleta ha una maggiore consapevolezza psicofisica, riesce a automatizzare meglio il movimento e di qui ne nasce in genere una prestazione ottimale. Bene Andrea, davvero interessante questo mondo dell'allenamento idiomotorio. Come ritieni che si possa integrare l'allenamento idiomotorio a un classico allenamento che tutti noi atleti facciamo quotidianamente, cioè quello fisico? L'allenamento idiomotorio sicuramente sarà fondamentale nella preparazione degli atleti di alto livello. E il concetto base è proprio il concetto di allenamento integrato, nel senso che gli atleti sono il prodotto dell'allenamento mentale, dell'allenamento fisico e dell'allenamento delle capacità tecniche. Per cui risulterà sempre più fondamentale avere la consapevolezza che la gestione dell'ansia, la gestione dello stress, il livello di attenzione, il livello di concentrazione, l'assertività, che la capacità di stare in gruppo, sono tutti elementi che possono essere allenati tanto quanto la muscolatura e tanto quanto il gesto tecnico. Per cui l'atleta del futuro, l'atleta completo, ma già oggi insomma si usa l'allenamento idiomotorio, sarà il prodotto dell'allenamento di tutti questi fattori. Davvero molto interessante. Tu ritieni che questo sarà l'allenamento del futuro? Esattamente, l'allenamento del futuro sarà appunto un allenamento di tipo integrato. È un po', diciamo, un aspetto sistemico questo, no? È come se noi immaginiamo una Ferrari, è importante il telaio, sono importanti le ruote, è importante il motore, oltre ovviamente al pilota stesso, no? Gli aspetti psicologici non sono altro, io porto sempre questo esempio, che una regolazione della centralina. Centralina non funziona bene, noi possiamo avere un gran telaio, un gran motore, delle gomme eccezionali, però la macchina non va in maniera adeguata. Quindi la possibilità di regolare la centralina significa avere sempre una maggiore consapevolezza di tutti quei parametri psicofisiologici che aiutano un atleta ad avere una prestazione ottimale. Grazie Andrea per la tua disponibilità, l'argomento è stato davvero interessante, spero che sia piaciuto anche a tutti gli amici di GolfArt. Fai un augurio a loro che ci hanno guardato e magari ci vedremo per un'altra intervista più avanti. Grazie a te Mauro che mi hai dato la possibilità di parlare dell'allenamento mentale, dell'allenamento idiomotorio in particolare, che sicuramente come abbiamo detto prima sarà una frontiera interessante del futuro.
E l'augurio a tutti gli atleti di qualsiasi livello di allenarsi con una consapevolezza sempre maggiore di quelli che sono i meccanismi psicofisiologici che permettono comunque di avere una elevata prestazione, ma soprattutto di allenarsi divertendosi. Buon allenamento a tutti. Grazie Andrea e buon gioco a tutti.